1, vado! Voilà. Il giardino realizzato ha un nuovo disegno che, senza mutare la struttura già esistente, ha tenuto conto delle variazioni planimetriche dell'area intervenute nel tempo. È stato così introdotto un boschetto al suo termine settentrionale, un gelseto le cui alberature offrono nel tempo chiome ombrose sotto cui riposare. Una lunga seduta continua è stata inserita lungo il perimetro rivolto al mare. Le specie vegetali selezionate per colorazione evocano l'ambiente della riva marina, ma le nuove sistemazioni vegetali rispondono anche a criteri di sostenibilità, contenimento della manutenzione, incremento della biodiversità, hanno annunciato così i tecnici coinvolti nell'operazione per la riqualificazione dei giardini della zona mare in via Colombo, un intervento tra i più caratteristici del lungomare pesarese. Piante che possono attirare l'entomofauna e quindi rivitalizzano questo luogo non solo con le persone ma anche con tanti insetti utili. Oltre al fatto che poi è stata fatta una scelta di ridurre i consumi idrici, di concimazioni, di potature, con la scelta proprio appositamente di piante che non richiedono tutto questo. Il protocollo d'intesa ha definito i compiti dei diversi operatori, riconfigurazione generale di aiuole, percorsi dal comune, riqualificazione del corredo vegetale della Fondazione Scavolini, messa a dimora delle piante del sistema di irrigazione da Aspes, predisposizione a titolo gratuito del progetto generale dallo studio Land Design. Anche questo giardino, che è un pezzo di storia, rinnovato, rilanciato con un progetto molto bello attinente a questa zona, che va a completare la riqualificazione della zona mare intorno alla Pala di Pomodoro. L'11 luglio ci sarà la cerimonia di intitolazione a Nil Deiotti e quindi, come dire, daremo anche un'intitolazione prestigiosa a una donna, la prima presidente della Camera Donna del nostro paese, a una figura istituzionale che ha con le proprie battaglie contribuito molto alla parità di genere e in generale ha contribuito molto a rafforzare la democrazia del nostro paese.